adesso te ne accorgerai. È quello buono? È lui, è autentico. Buonasera. Volevo dire al mondo, a tutti gli amici in ascolto, che qua stiamo passando tutto quanto una grossa crisi. C'è molta violenza, c'è molto egoismo. Sì. Poi non sappiamo più quanto stiamo andando su questa terra. Esatto. Poi non sappiamo più quanto stiamo facendo sempre su questa terra. Ti chiedi i come mai, i come dove nel mondo. Sì. Dove chi, perché, quando, dov'è la risposta? Ti chiedi quasi quasi e miagoli nel buio. Te ne vai a dentoni nel buio. Certo. Ma la risposta non la devi cercare fuori. La risposta è dentro di te. Però è sbagliata. È tornato, devo dire. Che emozione, caro, finalmente è tornato. Io devo dire, sentivo una grande mancanza del nostro Messia. Io sono un Messia e porto la parola. La parola di chi? La parola di quello. Esatto. Ma chi se l'è dimenticato? Anche se posso dire una cosa, non abbiamo mai capito bene cos'è un amuleto, un dio. La seconda che hai detto. Se che è un dio, questo me lo scrivo, un dio. Come lo scrivi? Un dio. Scusa, che scrive? Voglio dire una cosa, dopo tanti anni scrive ancora quello che dico io. Voglio dire, dovrebbe aver messo su ormai una bibbietta, una cosa sua. Ecco qua, è questo, è scritto anche dietro, Ho capito, ma c'è una grossa crisi, la gente ha bisogno. Capito, però non sono io che ho fondato una religione, l'ha fondata lei, deve darci delle risposte, no? Non vede che i suoi adepti aspettano come proprio la sua parola, certo. Hanno delle domande da farle. Ogni giorno migliaia di persone vuole parlare con quello. Sentiamo le telefonate, pronto? No, non so telefonate, non vede che stanno lì. Pronto? È inutile. Maestro, sì? Maestro, perché è comparso l'uomo sulla terra? Perché se l'uomo compareva sull'acqua, affogava. Sentiamo la telefonata, Sì. Maestro, mi scusi, è possibile parlare con i defunti? Certo, se l'odore non è un problema. Ma no! Maestro! Come ti chiami? Carlotta. Bene. Se no? Franca. La seconda che hai detto, Franca. Maestro, ma perché quando ci sarà il giudizio universale dovremo rientrare tutti nei nostri corpi? Perché qua se ognuno si mette a scegliere facciamo notte, Ah, ma scusi, c'è ma il tuo, ti riprendi il tuo. Ma... Scusi, se no chi lo vuole nero, vuole alto, che vuole basso. Ma, no. Ma non si può rispondere così, sono temi importanti. Quando noi moriamo, no, per la sua religione, cosa succede? Allora, intanto condoglianze. Ma no. No, era un'ipotesi. Vabbè, voglio dire, dopo cosa c'è? Il nulla o il paradiso? La seconda che hai detto, paradiso. Qualcuno dice pure paradiso. C'è solo una grande luce. Sai che c'è? La seconda che hai detto, una grande luce. No, era la terza. Scancello quello, metto ma questo. Scusi, ma lei non può fare problema. Così, però. Ho capito. Voglio dire, noi vorremmo qualcosa di più. C'è una grossa crisi. Ho capito che c'è la grossa gente non sa più quanto stiamo facendo su questa terra. Certo, ma ci sono delle domande serie, prego. Maestro, ecco. Volevo chiedere che interpretazione dà all'idea di trascendenza e a quale metafisica fa riferimento? Se no... Che cos'è trascendentale? E poi volevo sapere se esiste ancora... La domanda è mal posta. Ah. Forse tu volevi chiedere, maestro, che ore sono? Ma sentiamo no. altre telefonate. Maestro. Sì. Secondo lei è possibile spostare gli oggetti col pensiero? Certo, basta che poi li metti a posto, eh? Ma non c'è problema. Maestro,
Ma nella sua religione si possono avere rapporti sessuali tra persone anziane e ragazze giovani? La domanda... Nella mia religione no, ma poco più avanti c'è una pensione abbastanza economica. Ma che vergogna, scusi, ma... Scusi, ma non le sembra indecente? Ma per carità, è un 3 stelle, però viva Dio è pulito. Ma la prego. Maestro, maestro, scusi, ma secondo lei c'è vita nell'universo? Ecco. Ma giusto un po' il sabato sera, maestro, però abbastanza. Maestro, lei ha dei sogni nel cassetto? No, soltanto calzini. Altre telefonate? Maestro, maestro, io penso, penso che il messaggio religioso oggi sia andato completamente perduto. Tu come la vedi? Per esempio, se Cristo suonasse oggi alla sua porta, lei lo riconoscerebbe? Certo. E come può esserne così sicuro? Il citofono è rotto da 2 anni, quindi se suona è veramente un miracolo. Vuol dire che c'è una persona veramente bene, aggiustativa. Maestro, maestro, ma come si fa? Come si fa? Lei è favorevole alla manipolazione genetica? No, quelle cose fanno diventare ciechi. Attenzione, eh. Maestro, sì. Scusi, io vorrei tanto credere all'aldilà di quello, ma purtroppo io sono convinto che non siamo altro che polvere. Dalla polvere veniamo e polvere torneremo. Polvere, solo polvere. Ma sei allergico? Ma che c'è? No, io no. E allora che problema c'è? Ha ragione, maestro. No, è vero. Anzi, può così. No, forse... Forse polvere e graminace. Io sono allergico alle graminace. Anch'io sono allergico alle graminace. Ma allora, non parliamo di temi seri. Ma adesso che c'entrano le graminace? Io, per esempio, c'è una cosa che volevo chiederle, importante. Sì. Lei è contrario o favorevole alle unioni civili? La seconda che hai detto, favorevole. Bene, no, perché favorevole. Molti invece sono contrari alle unioni civili. Allora, io dico, meglio un'unione civile che un'unione in cui la gente sputa per terra, fa pepini nei vasi, si mette via nel naso. Ma non è possibile, ma non può rispondere così, scusi. Ho capito. Ma non ho capito, ma lei vuole fondare una nuova religione, si deve preparare. Stiamo pure in prima serata su Rai 1, ma io dico, ma... Ho capito, ma mica posso fare tutto io, Ho capito, Ma te lo sai stamattina a che ora mi sono alzata? Più o meno lo immagino. Alle 7:15. Quella è andata al corso di chitarra e è tornata alle 4 del mattino con rossetto tutto spostato sulla faccia. Ma che la chitarra suoni con la bocca? Lo so, lei e sua moglie avete da tempo una grossa crisi. No, c'è grossa. Ha preparato la merenda alla bambina, gli ha fatto il tiramisù con le vongole. La bambina ha vomitato. Lo credo. Ha vomitato. Scusi, posso chiederle una cosa? Sì. Ma quanti anni ha adesso la bambina? 36. Lei c'ha grossa crisi. No, lei c'ha grossa crisi. Te c'ha grossa crisi. Te travai a dentoni nel buio. A dentoni nel buio. Te c'ha grossa crisi. Scusa. Posso fare io una domanda? Perché Gigi, ma magari se riesci... Maestro. Ecco, importante. La domanda, mi raccomando. È una domanda fondamentale. Sì? Qual è il segreto della vita? Bravo, e se te lo dico, che segreto è? È lui! Corrado, Uzzanti, Serena Gandini. Buonasera, buonasera. Ciao! Ci hai fatto emozionare? Certo. Sai quant'è che non... Sono molto contento che è un'occasione per rivedere... Un pezzo di televisione si faceva tempo fa, che c'è. No, che sono tanti anni che non facevamo sta cosa, non so come è fatto a cominciare. Sì, va bene. Ma io credo che Gigi, forse... l'hanno portato delle sedie, sono per Rai... noi? Pare non di lo so, mi faccio partecipe di questa sedia. Devo, questa è... Sei emozionata. È del povero Marzoni. Oh, volevo dire che... Ci hai fatto emozionare. Io devo dire che i cavalli di battaglia di Guzzanti... Uno dei cavalli di battaglia che io ho amato molto, insomma, ma non è che ti chiedo chissà che, ma un pezzettino solo per vedere come è Lorenzo. Ecco, Lorenzo? Purtroppo, infatti, purtroppo, se c'è Nemuco. Cioè, ma Lorenzo ha studiato poi Lorenzo. No, Lorenzo, gli fai fa tutto, tu guarda, ti adora, devo dire, perché veramente per Gigi ha un potere, il maestro Proietti. Lorenzo farà 50 anni, sempre. Però lo fai sempre bene. Ragazzo no, padre. Credo che Lorenzo anche oggi, dopo tanto tempo, non abbia preso questa famosa maturità. Poi lui aveva un problema col latino forte. Il latino? C'aveva lui il latino... Te prego, il latino, questa bella serata, purtroppo la vuoi rovinare con questa...
vuoi la gente sta divertendo, la vuoi depressare questa cosa del latino. Ma perché, latino. Che c'è, il latino è una lingua importante? Ne hai saputo? Che succede? È lingua morta, c'è. Ma invece... non c'ha la sensibilità, Vabbè, ma allora una lingua... No, magari a casa c'è qualche parente di latino, se sta a dirti, gli dice, e gli ritorna. Una lingua viva, l'inglese oggi si studia. È studiato l'inglese. Questo che è inglese? Fai una domanda. So la madrelingua. Per esempio, come state in inglese? Se devi mettere due, è facile. È facile, devi mettere due. Sa fa due. Ma che c'entra? Sa fa due. Basta così? Andò abili due. Questa è interrogativa. Cioè, lui pensa di parlare inglese, crede di parlare inglese. Ma sai che è convincente. No, senti, vogliamo fare conversazione, Lorenzo, in inglese? È madrelingua, no? È madrelingua, sai, no? Hello. Hello, Lorenzo. Hello. My name is Jane. Sì. Scusa, no. Di che? No, no, voglio dire, capito, non ci siamo. Per non parlare di italiano, lascia stare. No, italiano. Posso dire di italiano, però c'era un personaggio più... No, italiano... Che aveva a che fare con l'italiano. Italiano, voglio dire, qualcosetta. Italiano, perché io vengo dal classico. I fratelli Foscoli abbiamo fatti. Non so due. I Sepolcri Sposi. No, i Sepolcri sono dei Foscoli, promessi. Ancora Leopardi, purtroppo, che purtroppo ci spezzò di gobba, morì di gobba, cioè, sì. Era sempre più gobba, alla fine, quella che lui chiamava Erbocolle. Erbocolle. Sì. A proposito di poesia, scusa Gigi, tutto meraviglioso, posso farti un appunto? Un piccolo appunto, no? Leopardi, poesia, eccetera, mi è venuto in mente, tu hai letto, interpretato le poesie da Dante, no? A Trilussa, non ti sei fatto manca niente, però, mi dispiace dirtelo, non hai mai... recitato una poesia di un grande poeta da noi molto amato, Brunello Robertetti. Non lo conosci? No, Brunello Robertetti. Brunello Robertetti? Robertetti no, non mi risulta. No. Questa è una grave lacuna. È un nome d'arte? No. Brunello Robertetti, adesso te lo presento. Brunello Robertetti. Ma è lui? Ecco. Buonasera, mi chiama Brunello Robertetti, nasco poeta e vado avanti così. Sono un fan appassionato e potenziale pericoloso della signora Valeria Marino. Lo sono in maniera disacerbante. Sono una persona democratici, ho rispetto per gli omosessuali e i neri, purché i due fenomeni non si presentano contemporaneamente. Vabbè, è fatto così. È poeta. Non è un grande democratico. No, è un poeta. Ora dico... Una poesia. Grazie. Con quante parole si può esprimere l'amore? Con tre, io credo. Amore è un'altra che non mi ricorda. Grazie. Ogni mattina, come Narciso si specchia nel ruscelli retrovisore, io mi specchio in te e nei tuoi occhi mi rado. Ma... La prima lama solleva il pelo, la seconda lo taglia, la terza gode. Grazie. Robertetti. Professore. Ora dica una poesia. Se fossi fuoco, bruciava. Se fossi acqua, bagnava. Se fossi saponetta, strofinava. Se fossi acqua, un'altra volta, sciacquava. Grazie. Ora dica una poesia. A questo mondo nessuno ti dà niente per niente. Sarebbe una perdita di tempo per tutti e due. Se ti do uno schiaffo, porge l'altra guancia. Se no, pure la stessa e so io che cambio la mano. Più forte dell'odio è l'amore. Più forte dell'amore è Mike Tyson, per esempio. Beh, certo. Perché spari a zero, che peraltro è un bravissimo cantante? Perché questa protesta, scusate, non si legge bene. Se fossi cane, bau. Se fossi gatto, miau. Se fosse tardi, ciao. Ciao. E voilà. Rada Buzzanti, Marina Tantini, grazie infinite. Veramente grazie. Non ci speravo. È colpa tua. Grazie. Grazie tante. Ancora ci vediamo fra pochi minuti. Grazie. A tra poco.